Senza averlo neanche preparato volutamente, la mia relazione risonanza con la sua. Allora basta. Allora. Cioè, penso che questo dimostri come il campo morfico è verità. Quello che avevo detto ieri era pratica. Quello che abbiamo detto ieri, tra l'altro, non è quello che ho detto oggi. E non è teoria. E non è teoria, era pratica. Cosa bene, fare? Grazie. Cosa devo fare? Ben ritrovati. Molto rapidamente, sì, praticamente sì. Io sono Caterina Origlia, ma sono anche Molecular Pathways and Life Sciences. È un percorso di formazione prevalentemente per medici e di divulgazione, da poco attivato, e quindi anche in questa veste io oggi sono presente. E rileviamo. Campo morfico, abbiamo creato un campo di risonanza e in effetti in molti ci siamo allineati in questa risonanza, ma anche nell'hotel accanto, sono uscita poco fa, si sta svolgendo un corso di rigenerazione dei capelli, ma tu guarda un po', dei capelli, cioè abbiamo creato nell'hotel la risonanza. Io sono uscita per caso, avevo bisogno. Le ho viste anch'io. Non è un caso. Quindi vuol dire che il nostro lavoro è visibile, è tangibile, siamo usciti dalla risonanza non manifesta in quella manifesta. Per usare un linguaggio che ha anche delle origini antiche. La mia parte è più legata all'aspetto esperienziale di interpretazione del report S-Drive, interessantissimo. Campo unificato, i miei capelli sono parte di me, anche se esaminati a distanza sono parte di me. Campo unificato, ognuno di noi è un campo unificato nel grandissimo infinito campo unificato, quindi sono mia espressione e noi siamo una grandissima antenna che ha capacità di ricevere, di trasmettere, ma anche di modularsi e può avere dei blocchi in questa sua capacità, può potenziare il suo livello di ricezione e trasmissione, ma è anche flessibile, adattabile, l'abbiamo già espresso ieri. Bene, il nostro organismo risuona, per esempio la nostra voce risuona sul nostro scheletro. Tomatis dimostrò, e anche lui purtroppo fu bloccato nella sua espressione perché era molto avanti nel tempo, fu bloccato, ma a noi è arrivata questa sua grandissima idea, tutto questo suo lavoro di ricerca. Lui verificò come il nostro corpo risuona, la nostra voce risuona. Qual è il parametro di confronto? E quindi mi ero collegata nella preparazione di questa seconda parte con la musica. Ah, cavolo! Eh sì, senza saperlo, risuona sulla frequenza del nostro scheletro, osteoporosi e osteopenia. Cambia la nostra capacità di risuonare, di manifestarci nell'ambiente. E il nostro calcio, ovviamente non chelato, risuona sulla frequenza di Schumann. Quindi noi siamo una diciamo in risonanza su questa frequenza. L'onda musicale sonora della nostra voce, come le onde musicali, non le recepiamo soltanto come un suono percepibile attraverso quello che noi comunemente memorizziamo della sonorità, ma anche meccanicamente. Infatti Tomatis dimostrò come è possibile una trasmissione meccanica, in particolare a livello dell'orecchio medio, applicando delle cuffie a suono zero. E come molte volte il nostro problema di interpretazione, di anche coordinamento sensoriale, abbia la base proprio in questa parte dell'orecchio medio meccanico.
ma Tomatis andò anche ben oltre, quindi cominciò a esaminare come poteva essere modulato. Bene, noi siamo quindi capaci di risuonare. Per chi è che di voi si occupa di musica, a me piace, mi interessa anche di musica, sono l'arpa celtica, e mi occupo anche come mia attività così di rilassamento di danza. Se avete un tamburo a casa e avete possibilità di attivare anche con comunque con un buon riproduttore un brano musicale, mettete non molto vicino, a una distanza anche di 2 metri, un tamburo e accendete nello stereo a volume 0 e osservate che il tamburo vibra, la nostra pelle vibra, noi vibriamo e possiamo far vibrare, la voce determina una vibrazione. Gran parte della capacità terapeutica, non soltanto nel settore medico, è anche determinata dalla vibrazione che può essere emanata. Quindi che cosa è questo report dell'S-Drive? È una nuova modalità di registrare, dal punto di vista biofisico, il nostro suono. Laddove ci sono delle interferenze, laddove ci sono dei blocchi, dei sovraccarichi, dei deficit, e quindi il nostro obiettivo è quello di ottimizzare, di potenziare. Il test è tutt'altro che quantitativo, non ci dice la quantità, non va confuso con un test come possiamo eseguire per esempio con una glicemia o un dosaggio di una calcemia, non stiamo parlando di quantità, quindi in seguito alla lettura del test noi non prescriviamo quantità. Noi abbiamo un'interpretazione di modulazione, quindi di frequenze, e il report ci indica laddove possiamo correggere il tiro, laddove possiamo ottimizzare questo suono. Anche il suono potrebbe essere inserito tra l'altro nel report, come il colore, come l'odore. Ho provato con complesso d'oli essenziali precedentemente perché l'aria era diventata troppo carica, c'era qualcosa che creava interferenza, possono essere anche dei gas dalla zona accanto, per cui io ho sentito, avendo ormai, diciamo, quando si lavora con queste frequenze ci si attiva nella sensibilità, ho sentito che stavano arrivando delle emanazioni un po' pesanti, quindi ho applicato questo composto di oli essenziali che hanno lavorato non solo sull'olfatto, ma dire olfatto vuol dire lavorare in profondità nel nostro sistema encefalico, nel nostro sistema profondo, ma hanno lavorato sulle frequenze. Quindi il test S-Drive va interpretato in questa modalità, in modo tale da poterlo ottimizzare. Questo hai già messo quello, il secondo, va bene, non c'è problema. Questo volevo riagganciarmi a quello di ieri che ancora non avevamo esaminato completamente, però intanto possiamo partire da qui, quello che il tempo ci consente. Bene, questo è una parte di un report, esaminiamo a livello proprio di esperienziale. Per esempio in questo report c'è una P, quindi vuol dire priority, cioè priorità per alimenti al punto 1, poi abbiamo sfide ambientali al punto 2, abbiamo aminoacidi al punto 3, abbiamo resistenza al punto 4 e abbiamo vitamine al punto 5. Questo è un quadro abbastanza complesso, in questo caso il paziente era un portatore di una neoplasia, che diciamo comunque aveva stabilito una tolleranza, cioè c'era un buon equilibrio, quindi il paziente aveva abbastanza risposto adeguatamente al trattamento, ma ecco, cos'altro noi potevamo consigliare, al di là del trattamento specifico, dove altro ne possiamo andare a lavorare? Quindi anche laddove abbiamo l'utilità di prescrivere una terapia, come può essere quella farmacologica, come può essere una radioterapia, come può essere anche una terapia chirurgica, questa visione d'insieme ci permette di andare
molto oltre, ci permette di andare a vedere nel particolare, per esempio in questo caso c'era una sensibilità alimentare, dove per sensibilità alimentare, l'abbiamo già indicato ieri ma lo risegnaliamo, non indica allergia, non indica intolleranza, indica una non risonanza biofisica, quindi gli alimenti che vengono indicati sono quelli che non risuonano nell'organismo. Possono essere perché poi dietro ci può anche, questo lo possiamo verificare anche con delle indagini chimiche, quindi di laboratorio, può esserci realmente anche un'intolleranza, può esserci anche realmente un'allergia, ma ci indica che a livello frequenziale il nostro organismo non risuona, crea un'onda di contrasto, è come un'onda, per esempio lo scricchiolio di una porta che sicuramente non è piacevole sentire mentre si presenta una relazione. Quindi crea una distorsione. Questa distorsione può essere anche correlata con reazioni crociate, ma anche con memorie. Dov'è insita la memoria nel nostro corpo? Nel sistema nervoso centrale? Nelle nostre cellule? Nelle nostre membrane? La memoria è ubiquitaria, con diverse modalità di espressione. Quindi, da allora noi abbiamo memorie trasmesse, che possono essere trasmesse in linea diretta o anche molto lontana, per cui a livello di frequenze questi alimenti non risuonano. Quindi una visione un po' più complessa, che magari ci può anche permettere di andare a ritroso anche in percorsi di tipo psico-emozionale. Questa interferenza sugli alimenti può essere anche utile, per esempio anche in problemi tipo intolleranza al glutine non celiaca. Dove nasce l'intolleranza al glutine non celiaca? Sempre nel biota? E a proposito del biota, non soltanto il biota risente dei campi elettromagnetici, ma il biota crea campi elettromagnetici. Il biota comunica tramite il quorum sensing. Il quorum sensing è una modalità di comunicazione a distanza con il quale ogni elemento del biota controlla la popolazione. È come il capobranco che dice, vi conto, quanti siamo? Siamo a numero? Siamo di meno? Siamo di più? E le varie popolazioni si contano. Ma questo contare non è soltanto tramite molecole chimiche, ma anche fenomeni di bioluminescenza, anche fenomeni di trasmissione elettromagnetica. A tutti capita, per esempio, di verificare dei cambiamenti anche della nostra struttura biotica intestinale in alcune stagioni. A me capita spesso di incontrare dei pazienti che mi dicono, guardi dottoressa, ma in questa stagione io non cambio l'alimentazione, ma il mio intestino puntualmente mi dà problemi. C'è questa comunicazione, più o meno ovviamente sensibile. Quindi dov'è l'intolleranza al glutine non celiaca? È perché c'è stata una problematica disbiotica, è perché c'è stato un inserimento alimentare di un eccesso di glutine, o è perché abbiamo inserito un glutine diverso dall'alimento originario al quale eravamo state adattate, o è perché c'è dietro una candidosi. Il glutine ha lo stesso aspetto allosterico della candida albicans. Con un'intolleranza al glutine, perché porta nella memoria storica delle generazioni precedenti, per esempio, problematiche correlate con deficit economici, con squilibri economici, perché a livello simbolico, psico-emozionale, il grano è segno di abbondanza, il pane è segno di abbondanza, il grano è anche collegato con la figura paterna. Per cui io il testo lo interpreto allargandolo, non esclusivamente leggendo i parametri. I parametri hanno bisogno di un'interpretazione che ovviamente ognuno di noi pone in modalità diversa, perché giusto test nel giusto momento, nella giusta esecuzione, con l'appropriata quindi modalità, ma anche ognuno di noi è il giusto tramite, è il giusto interprete, e quindi tutto viene a incanalarsi con delle vie di una riproducibilità che deve essere formulata sicuramente con modalità diverse di altre indagini. Il campo unificato ci dice che se io esamino col microscopio ottico vedrò un aspetto della realtà, se io mi sposto più avanti ed esamino col microscopio elettronico
Io avrò un altro aspetto della realtà e vi parlo di mia esperienza, perché io vengo da una ricerca spinta. Io ho fatto parte della Società Italiana di Biologia Sperimentale, nell'istituto del professor Rodolfo Amprino, per cui mi sono occupata di ricerca di laboratorio in neuroimmunoistochimica, dove altro che doppio cieco, dovevano essere super rigidi, super precisi. Ma qua ci vogliono altri parametri. In questo ambito di ricerca vanno osservati, formulati, proposti altri parametri. Nel campo unificato, se ci muoviamo è la vita in movimento, e quindi nel campo unificato dobbiamo usare in modo appropriato ciò che consente nel momento giusto, nel modo giusto, di dare la giusta interpretazione. Che in un ambito di probabilità è quella giusta. Quindi tutto questo mi apre ad un'interpretazione estremamente diversa. E in questo caso intervenire su alimenti, questa è una problematica legata ad un'intolleranza non celiaca al glutine, ovviamente non pensata, non osservata, valutando l'aspetto, diciamo, invece del problema neoplastico, che comunque creava un'interferenza immunologica. Un'intolleranza al glutine mi crea una reazione crociata con la candida. Ma perché facciamo candida? A volte perché abbiamo bisogno di serotonina. Il nostro biota produce neurotrasmettitori, ormoni, aminoacidi, acidi grassi e così via. Ci dona mirna, ci dona microRNA. Per esempio, noi possiamo usare alcune fibre non soltanto perché abbiamo appreso in passato che ha un effetto prebiotico specifico. Ci sono delle fibre che hanno un effetto sui mirna. I mirna sono questi microRNA che possono essere attivati nell'ambito del biota, ma che possono essere scambiati anche a livello del nostro sistema. Noi sappiamo come le afferenze vagali, le abbiamo anche viste ieri, siano lì pronte a livello appunto dei microvilli a fare da tramite. Quindi quando io somministro dello zenzero, per esempio, le fibre dello zenzero sono tra quelle già abbondantemente esaminate come stimolazione dei mirna della flora eubiotica. Per cui io posso ottimizzare a livello epigenetico, scegliendo anche una tipologia di fibra piuttosto che altro, migliorando dal biota, che è la quota maggiore della mia popolazione, del mio sistema, del mio olosistema, del mio olobionte, perché ormai è questo il termine in cui ci esprimiamo, in cui posso ottimizzare. Quindi andare a rimodulare un equilibrio immunologico già precario di suo, ripulendo di quello che può essere un'interferenza data anche da una reazione alla candida. Sappiamo la candida quanti metaboliti produce, sappiamo come la difficoltà del trattamento della candida è soprattutto nella fase in cui dobbiamo attaccarla, quindi quando si è trasformata da lievito in micelio, la emissione di tutti questi carboliti, quindi la tossicità, per cui diventa un'interpretazione estremamente interessante, come giocare una partita di scacchi, la pedina, e quindi entrare man mano nel sistema. Ancora, in questo paziente c'era appunto, vedete, c'era un grosso squilibrio a livello microbico intestinale, c'era anche il sovraccarico cardiovascolare. Il paziente aveva subito un trattamento che ovviamente impegnava anche a livello proprio strutturale il miocardio. Però quest'altro aspetto della valutazione del report ci dice occhio al sistema microbico, ma quadra perfettamente con questa analisi. Ed ancora, sempre in questo paziente, la carenza ovviamente di quelli che noi chiamiamo molecole interessanti dal punto di vista di protezione dall'ossidazione, ma anche dal punto di vista della detossinazione. Selenio, sulforafano, antocianidina. Selenio cos'è? Selenio è tutto il sistema, per esempio, della glutatione per ossidasi, ma anche tutte le protezioni delle tiro per ossidasi. Quindi sovraccarico nei sistemi di protezione dello stress ossidativo. E sulforafano cos'è? Sulforafano è un isotiocianato, una molecola presente
nella famiglia delle brassicacee, estremamente interessante, estremamente sottoposta a diverse validazioni di ricerca per quanto riguarda l'effetto anche sull'apoptosi cellulare. Il ravanello, la rucola, il cavolo, i broccoli sono ricchi di sulforafano. Se noi li mangiamo crudi e li mastichiamo, la nostra masticazione rompe le cellule e attiva degli enzimi che si chiamano mirosinasi, per cui abbiamo la formazione degli isotiocianati a partire dai loro precursori. Ma anche se abbiamo un buon sistema biotico intestinale, questa trasformazione avviene, c'è cioè una sorta di recupero, anche se abbiamo l'introduzione della brassicacea cotta. Ma si è visto per esempio che in vitro l'apoptosi che viene attivata su cellule degenerate cambia a secondo della quantità, perché c'è la legge dell'ormesi, che è una legge di equilibrio del sistema. Quindi il sistema deve ritornare in equilibrio. Il troppo storpia. Il poco non basta, ma il troppo storpia. Quindi c'è sempre un vai e vieni, come oggi diceva anche il professor Cade, c'è un vai e vieni, c'è un ritorno che è la legge di natura, è la legge di equilibrio. E quindi si è osservato per esempio che un'introduzione eccessiva tutti i giorni, due volte al giorno, di brassicace addirittura comincia in vitro a creare confusione. Quindi si attiva anche l'apoptosi di cellule non del tutto degenerate, tranne pare le molecole derivate dalla rucola. Pare che mantengono la loro intelligenza nell'attivare soltanto quelle degenerate. Ma sul forafano, quindi la rucola la si può usare, pare, tutti i giorni un po' in insalata, con i broccoli bisogna andarci conti. Tra l'altro sappiamo che in soggetti con patologia tiroidea inserire brassicace ovviamente va sempre visto con un occhio di attenzione. Bene, ma sul forafano vuol dire anche donare zolfo, quindi questo paziente ha una carenza, quindi ha molto dovuto lottare a proteggersi dallo stress ossidativo, come abbiamo visto ieri, stress ossidativo vuol dire uno degli aspetti dello stress radicalico, che è molto di più, che è stress carbonilico, ieri abbiamo esaminato la glicazione, che è stress nitrosativo, il perossido di nitrito, che è stress etiolico, l'omocisteina. Quindi ha dovuto lottare contro qualcosa che gli ha ovviamente attivato questa difesa. Lo stress ossidativo radicalico parte come difesa, però ovviamente anche qui per la legge dell'ormesi ciò che è troppo diventa distruttivo. E ancora il sulforafano mi dice, ecco perché l'interpretazione del testo ha bisogno di tutta la conoscenza della nostra storia precedente. Il futuro ci dice integriamo, il futuro ci dice riuniamo, raccogliamo, non appiccicando, dobbiamo rimettere su una nuova frequenza, dobbiamo creare una nuova risonanza, ma ci serve tutta la conoscenza del passato, quindi tutta la nutraceutica, la biochimica, la fisiopatologia sono fondamentali, la clinica, altrimenti l'interpretazione di questo risonatore viene ad essere deficitaria. Sulforafano vuol dire anche zolfo e quindi vuol dire il sistema di sulfatazione. Per esempio in questo paziente sarebbe interessante in un secondo momento studiare il polimorfismo enzimatico della sulfatazione. Ci sono dei soggetti che vanno incontro a patologie degenerative per dei polimorfismi deficitari. La sulfatazione diventa interessante, per esempio il deficit di sulfatazione lo si riscontra in chi è che ha difficoltà nel bere il vino ad avere una buona vitalità. Molti bevono del vino e poi stanno male, hanno mal di testa, ma anche molte cefalee, ma anche molti problemi dell'umore derivano da un problema di sulfatazione. E quindi questo già mi dà questo aspetto. È ovvio che in un altro report, in un'altra tipologia, il sulforafano mi potrebbe anche indicare il superconsumo di questa molecola estratta dagli alimenti, per esempio per patologie articolari, ma anche per patologie vascolari. Nel trattamento della malattia endoteliale non soltanto lavoriamo sulla parete, quindi sul tiolo, sull'omocisteina, ma lavoriamo anche sulla base del collagene che sta dietro. Quindi zolfo può anche essere super usato, zolfo può essere super prelevato anche da
fitochimici, perché il sulforafano è un fitochimico, è quindi una molecola come la trepigallocatechina tregallato, come per esempio il resveratrolo, che a proposito è uno degli attivatori delle sirtuine. Qualcuno aveva chiesto come attiviamo il numero dei mitocondri con le sirtuine, come le stimoliamo le sirtuine, riducendo la quantità dell'eccesso delle nostre calorie. Ieri noi le abbiamo proprio addormentate, ieri sera, per cui saltare la cena ogni tanto ci può essere d'aiuto. E oppure il resveratrolo. Resveratrolo che è anche un bioenhancer, per cui non è sempre necessario somministrarlo a 200-300 mg, può bastare anche un milligrammo di resveratrolo. E un bioenhancer cosa vuol dire? Mi lavora ed è una comunicazione di membrana sia su alcuni trasportatori, praticamente per esempio la P-glicoproteina come la piperina, ma mi lavora anche su alcuni attivatori del catabolismo endocellulare già a livello dell'eterocita, come per esempio il P450 3A4, ma anche la glucuronazione come fa per esempio la piperina. Quindi l'organismo non sempre ha bisogno di essere super stimolato, a volte bastano piccoli messaggi, ma se quei messaggi entrano giustamente nella porta del labirinto, quei messaggi diventano più efficaci di vagoni. Quindi il centrare la biodisponibilità, nella presentazione di oggi di nuovo Giorgio Persiani ci ha ripetuto il concetto di biodisponibilità, è fondamentale nella somministrazione sia di un alimento ma anche di un nutraceutico. È fondamentale la biodisponibilità. Cosa arriva veramente a bersaglio? Bellissima la composizione. Glutatione. Quando io somministro il glutatione, attraversa la membrana cellulare questo glutatione. Quanto è grande il glutatione? Perché le formulazioni di acetilciseina? Perché alcune preparazioni in cui il glutatione viene legato agli acili per attraversare la membrana? Una molecola bellissima, ma devo creare un bioenhancer, un attivatore di trasporto, per cui questa molecola possa arrivare. Quindi biodisponibilità su tutti quanti i fronti. Il nutriente deve essere vivo, quindi questa via aprirà anche una selezione anche nel settore non soltanto degli alimenti ma anche dei nutraceutici, di validazione di qualità. Non mi basta più vedere soltanto la composizione. Funziona? È in vibrazione? E ancora di più la personalizzazione della cura. È in vibrazione sul mio organismo? Il report dell'S-Drive permette una personalizzazione, ma ci vuole tutto un lavoro di interpretazione per poter veramente valorizzare l'esame. Quindi tante opportunità e tante indicazioni. E quindi il resveratrolo basta anche un milligrammo, perché già mi attiva, e se io lo unisco come la piperina mi basta un milligrammo, mi potenzia anche l'ingresso di 60 milligrammi a livello di curcumina, non ho bisogno di caricare l'estratto di curcuma a non finire. Quindi sono ovviamente tutti basati sulla legge dell'ormesi e dell'equilibrio. E antocianidine sono pigmenti, la protezione del nostro stress radicalico è basata su più fronti. Quindi questo soggetto aveva subito un grande stress radicalico, in parte anche determinato dalla terapia, perché sia la chemo che la radioterapia devono dare radicali. I radicali sono anche utili, i radicali ci difendono anche, quindi non è che lo dobbiamo sempre distruggere. Sempre l'equilibrio, sempre la legge dell'ormesi. Quindi durante questo trattamento ovviamente deve essere eliminata quella cellula. Il nostro problema attuale è come riusciamo a creare il bilanciamento opportuno, salviamo il salvabile. Per esempio in veterinaria, io vedo i miei colleghi, ho anche una sorella veterinaria, quindi loro fanno molto, nel caso di tumori della pelle, l'elettrochemioterapia. L'elettrochemioterapia, che si utilizza anche per gli esseri umani, è una modalità di unire la chimica con la fisica, quindi viene attivato il campo elettrico, per cui il chemioterapico, quindi siamo già nel futuro, ci siamo già entrati, non dobbiamo andare lontano. Quindi questa è l'interpretazione. Antocianidine vuol dire che questo soggetto o avrà avuto un deficit di introduzione. L'antocianidine dà il colore azzurro-viola agli alimenti, e quindi per esempio sono presenti anche nei mirtilli, nei frutti di bosco.
e fanno parte del sistema di protezione dei radicali liberi. Tutti i pigmenti proteggono dai radicali liberi, perché i pigmenti sono presenti dove? Anche nel nostro organismo. Noi siamo pieni di pigmenti, abbiamo colore. Il P450 risuona in 450. Non è stato per caso indicato. La nostra bilirubina ha una frequenza di risonanza. I nostri aminoacidi, fenilalanina, tirossina e serotonina, risuonano su determinate frequenze. L'attivazione luce-buio non è casuale. Quindi noi vibriamo di colore, noi vibriamo di frequenze, e anche nelle piante, che hanno ancora più un contatto diretto, ma loro lo sanno ben gestire, un po' meglio di noi, a meno che non vengano bruciate da 5G, come gli animali che ovviamente perdono la direzione. Bene, i pigmenti sono ricchissimi di queste molecole utili per la protezione, ed esistono i vari pigmenti. Qual è il primo pigmento? La clorofilla. Clorofilla, quindi verdure fresche, verdi, ma se è sovraccaricata di altre sostanze tossiche perdiamo il beneficio. Quindi antocianidine, carotenoidi con questo colore giallo-arancione, flavonoidi che hanno più colore. Quindi questo report mi dice, guarda che questo paziente ha avuto un problema immunitario indebolito da questa sensibilità al glutine non celiaca, ma non me lo dice direttamente. Ho dialogato col paziente, ho visitato il paziente, ho completato le indagini con il paziente. Quindi che cos'è per me l'S-Drive? La bussola, ho nel buio la torcia che mi dice qua no, qua no, qua sì. È il magnete, per usare un linguaggio, che mi porta man mano sulla giusta direzione. Ovviamente nel futuro sicuramente ci saranno perfezionamenti, sicuramente noi siamo aperti verso l'evoluzione, perché cristallizzarsi sicuramente sarebbe ricadere in quello che è il limite. Noi siamo pronti, però io penso che l'interpretazione ci darà delle aperture incredibili. L'interpretazione di questo test è correlata con altre indagini, e diciamo molto con l'aspetto clinico, è fondamentale proprio per la validazione. Quindi questo paziente ha bisogno di un riequilibrio alimentare, ha bisogno di un trattamento per la candida, ovviamente drenando le tossine man mano che andiamo a usare, ma ha bisogno di un supporto di pigmenti, di sulforafano e anche di selenio ottimale, quindi safe food come primo rimedio, ma anche l'alimentazione opportuna, ricca di questi. Ancora, fitoestrogeni in un uomo, come li leggo? Io li leggo come qualcosa comincia a livello prostatico a modificarsi. Quando io rilevo fitoestrogeni in un uomo, per me vuol dire facciamo un'ecografia prostatica, facciamo un PSA, facciamo una valutazione, qualcosa a livello delle aromatasi comincia a saltare. Quindi c'è un aumento di quello che non dovrebbe esserci, comparsa di estrogeni che risuonano con i fitoestrogeni. Ecco, anche qui è un campo di risonanza, quindi mi leggo un campo di risonanza, e quindi c'è un'assunzione, anche una maggiore sensibilità anche ai fitoestrogeni presenti negli alimenti. Non pensiamo alla soia direttamente, il finocchio è pieno di fitoestrogeni, non per niente viene usato nelle preparazioni per favorire l'allattamento. E quindi negli uomini bisogna anche usarlo con cautela, ma anche l'insalata. L'insalata è anche piena di fitoestrogeni. Quindi questo soggetto avrà fatto su una sua sensibilità prostatica un uso, quindi è andato in deficit a livello anche di una non impropria alimentazione. Ancora, sempre nello stesso soggetto, guardate questo spazio intenso, nero. Sostanze chimiche idrocarburi. Domanda, dove vive? Ah, ma io vivo in campagna. Guardate che più tossico della campagna, oggi come oggi non c'è niente. Cosa scorre? Esempio dalle mie parti. Io sono a Bari, ho la residenza a Bari. Quando posso torno a casa, ritornerò sabato. Oggi pomeriggio vado a Catania. E quindi quando posso torno, però noi a Bari abbiamo delle grosse problematiche, non solo abbiamo l'Ilva, ma l'Ilva non sta solo là,
sappiamo tutti che ci sono anche altre vie, comunicazioni. Cosa arriva sottoterra? Oltre al radon, che cosa arriva? Ci sono anche delle vie sotterranee. E quindi da dove arriva? Bottiglie di plastica? Abbiamo usato delle creme che magari non abbiamo mai osservato le etichette, sono ricche di queste molecole. Dov'è il problema? Al di là dei segni e dei sintomi, un altro caso, paziente con candidosi resistente a tutte le terapie, ma candidosi presente da anni con continue recidive. Qua c'è un post virus, per me è un allarme. Domanda, questa è una paziente rivista in secondo incontro, abbiamo già fatto moltissime altre valutazioni, questo altri colleghi, rivista al secondo incontro, io nel primo incontro avevo anche chiesto se c'era un'anamnesi positiva per patologie virali, citomegalovirus, Epstein-Barr. Al primo incontro, no, assolutamente no, io ho soltanto questo problema di candida. Al secondo incontro riesco ad eseguire il test, che tra l'altro io ho in mano da poco, quindi, però mi sta dando delle informazioni con una velocità altissima, quindi stiamo viaggiando su altre frequenze, mi esce questo virus. E io le ripeto la domanda, ma lei ha avuto, ci pensi bene, ha avuto un problema di Epstein-Barr, di citomegalovirus importante? Oddio, mi fa, dottoressa, ma lei lo sa, prima di tutta questa storia io sono stata malissimo, anche ricoverata. Il problema non parte qui. Il problema parte in un insieme che ha una storia precedente, Epstein-Barr non c'è più, se n'è andato via, ma ha creato uno squilibrio e quindi mi ha creato un quorum sensing, tutta un'alterazione immunologica, e sappiamo che le nostre cellule comunicano, i nostri alimenti, la nostra creazione della tolleranza alimentare che abbiamo nelle prime fasi della vita è legata con la nostra costruzione del nostro sistema immunitario innato. In questo sistema immunitario abbiamo i Toll-like receptor, ma in profondità nelle nostre cellule, che le receptor sono presenti anche nelle membrane intracellulari, ma nel nostro sistema profondo abbiamo anche l'inflammosoma, e attualmente sappiamo come il metabolismo influenza l'immunologia e l'immunologia influenza il metabolismo. Un'unica lettura. Quindi questa paziente aveva avuto un input di tipo ovviamente immunologico, che aveva creato anche un cambiamento a livello di umore, quindi astenia, abbattimento, per cui era anche partita non soltanto a livello immunitario ma anche a livello proprio di desiderio di cibo per il bisogno di attivare la serotonina, e quindi istintivamente partono dei meccanismi riflessi nel nostro ipotalamo, per cui cerchiamo gli zuccheri. Quando cerchiamo gli zuccheri, come sta la nostra serotonina? Tant'è vero che anni fa ad un congresso, ho tenuto un corso ECM, un altro evento, era spazio nutrizione, e mi fu chiesto da un cattedratico, ma questo anni fa, ma lei ha mai osservato che inibitori del riassorbimento della serotonina fanno regredire completamente la candida? Un'osservazione brillante che aveva bisogno di una spiegazione. La nostra conoscenza attualmente dell'endocrinologia, della neuroendocrinologia microbica, del nostro metagenoma ci dice, ma guardate che sta lì per produrre. I nostri lattobacilli stanno lì per darci GABA, per darci acetilcolina. Le Escherichia coli o il Proteus stanno lì per crearci epinefrina. L'adrenalina è sintetica, l'epinefrina è la molecola. Nel nostro organismo stanno lì per crearci dopamina. E allora il Parkinson dove nasce? E la nostra barriera ematoencefalica è strutturata tale quale la nostra barriera intestinale. Parliamo sempre di permeabilità intestinale, di intervento sulla permeabilità intestinale, ma le barriere sono simili. Le Tight Junction stanno per esempio tra gli enterociti, ma anche tra le cellule endoteliali della barriera intestinale.
quando io do un segnale che mi altera l'età e junction, io le altero, e se c'è alterata permeabilità, quelle molecole mi arrivano e mi alterano anche la membrana e anche la barriera encefalica. Visione d'insieme. Scusa. Ancora, magari le lasciamo alla fine le domande per non interrompere lo spazio. Ho quasi finito. Fitoestrogeni anche in questo caso, coenzima Q10, sappiamo l'utilità appunto come protezione antiossidante, e anche qui un altro caso di deficit di introduzione. Questa era una donna che aveva da poco partorito, quindi iperconsumo di gravidanza. Sono soltanto alcuni report, sono delle immagini sparse, ovviamente tutto questo permette di proteggere i pazienti. Sono soltanto dei modelli, delle comunicazioni di esperienza che dal punto di vista mio vogliono trasmettere quello che è accaduto con le sdravi, cioè mi si è attivata non solo curiosità ma anche passione, ma anche riscontro, perché un esame che non può essere poi non può avere un riscontro nell'attività clinica per un medico è un esame difficile ovviamente da valutare e da poter adoperare. Quindi la mia esperienza è veramente altamente positiva. Ringrazio Giorgio Terziani, ringrazio Giorgio Panni che è stato il tramite, ringrazio la città di Bologna e un saluto carissimo da Bari, anche se sono qui.